Voltiamo pagina, migliaia di giovani al Mandela Forum di Firenze per il 19° meeting sui diritti umani. Sul palco anche Roberto Vecchioni, per noi c'è invece Jacopo Cecconi. Sì, il Mandela Forum ora è vuoto, ma fino a un'ora fa ribolliva di entusiasmo e di giovani ragazzi a migliaia per, come dicevate da studio, il 19° meeting sui diritti umani. Il tema di quest'anno è l'istruzione, l'educazione, e con noi c'è un professore, per l'appunto Roberto Vecchioni, che ha cantato questa mattina "Sogna, ragazzo, sogna". Si può sognare anche al tempo dell'ISIS? Beh, direi di sì, certamente. È cambiato un po' il sogno, bisogna correggerlo da qualche parte, però la speranza è sempre fortissima. Bisogna mettere a posto tante cose nel mondo, anche politicamente, questo è certo e sicuro, se no non si riesce a sognare con un bel respiro. Bisogna stare attenti a tutto. Allora, vediamo intanto la cronaca di questa mattina. Lunghe file all'ingresso per misure di sicurezza veramente molto attente. Vediamo il servizio, poi torniamo a commentare. La prima lezione sui diritti è all'ingresso. Ragazzi fra i 13 e i 19 anni in coda per un'ora per sottoporsi alle perquisizioni con i metal detector, accuratissime. Privacy e libertà in cambio di sicurezza. Così il dibattito che agita tutta Europa si fa sostanza ai cancelli del Mandela Forum di Firenze. Vale la pena fare la fila, limitare un po' le proprie libertà in cambio della sicurezza? Certo, perché la sicurezza viene prima di tutto. Se per esempio la gente che ha fatto degli attentati, non mi sembra giusto che bisogna trattarlo come una persona che ha fatto un crimine normalissimo. Per esempio rubare a un supermercato, va in galera come un altro che ha ucciso una persona. Quindi è giusto fare una Guantanamo, per esempio? In alcuni casi sì. All'interno poi la festa, è la 19° edizione del meeting sui diritti umani organizzato dalla regione per i ragazzi delle scuole. Proprio in mattinata arriva anche la notizia che il Presidente della Repubblica Mattarella ha assegnato una medaglia alla manifestazione. Il tema di quest'anno è il diritto all'educazione. Mai come quest'anno è stato importante affrontare questo tema, quando i temi della convivenza civile e l'istruzione come motore per lo sviluppo, sia personale che per il paese, assume un'importanza fondamentale. Sul palco, nelle vesti di presentatore, un applauditissimo Roberto Vecchioni. Toccante il momento in cui la band Canti Erranti intona la Marsigliese. Nel buio del Palasport si accendono migliaia di lucine, una fiaccolata 2.0 con le torce dei cellulari. Un modo moderno di dire che il nostro passato e i nostri valori non si spegneranno. I valori, la difesa dei diritti umani, però fra le opinioni abbiamo sentito anche diversi ragazzi favorevoli non solo ai controlli per la sicurezza, addirittura anche a limitazioni di libertà come Guantanamo o una Guantanamo europea, quella di cui parla la Francia. Lei che cosa ne pensa? Certe risposte sono sconcertanti, però vengono anche dai ragazzi. Quei ragazzi non sono tutti uguali, ognuno soffre in una maniera particolare sua quello che sta succedendo fuori, hanno un grandissimo senso della libertà. No, certo che non si deve chiudere niente a nessuno, sarebbe una sconfitta, una grossa sconfitta. Bisogna invece proporre quello che abbiamo proposto e si è proposto oggi per 5 ore di seguito, cioè una maggiore coralità del mondo. Mettersi d'accordo su 4 o 5 punti comuni per società che abbiano in testa cultura e civiltà, che sono le due cose, le due colonne portanti di tutto il mondo, e in questo modo si può lentamente andare avanti. Le cose orribili finiscono, bisogna avere il coraggio e la forza di sopportarle, e insieme, perché da soli niente, non si fa nulla, è tutto corale questo mondo. Grazie dunque a Roberto Vecchioni e dal Mandela Forum, linea allo studio.